Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Quante volte abbiamo pensato che la NASA nasconde la verità? La NASA sicuramente nasconde qualche verità. Non espone tutte le informazioni in suo possesso. Le ragioni sono semplicemente di conferma di qualcosa ed elaborazione. Ad esempio, qualsiasi foto scattata dai satelliti o dai telescopi viene solitamente prima elaborata in modo digitale artistico per renderla comprensibile oppure più gradevole all'occhio umano. Nel tempo che passa tra l'acquisizione dell'immagine e l'elaborazione, ti stanno nascondendo la verità, ossia non ti fanno vedere quella foto. Qualsiasi azione di nascondere la verità è riconducibile a questo procedimento. E ricordiamo a proposito un hacker britannico noto per aver rivelato i segreti UFO della NASA, Gary McKinnon. Il suo obiettivo era cercare prove della copertura che queste organizzazioni avevano messo in atto sull'energia libera, ma quello che trovò fu molto ma molto più grande dell'immaginabile. Dopo un decennio di lotte e libertà assoluta, non si lasciò intimidire e portò alla luce tutto sugli archivi segreti. La prima cosa che disse è che la NASA riceve una gran quantità di foto di extraterrestri e UFO tutti i giorni. Queste immagini sono classificate e ordinate come se si conoscesse il tipo di specie extraterrestre a cui appartengono. Prendono in considerazione caratteristiche come la dimensione, il colore e l'aspetto dell'astronave. Ha anche assicurato che la NASA, il Pentagono e le forze armate degli Stati Uniti hanno già dispositivi antigravitazionali. Questi dispositivi sono stati creati a partire da navi extraterrestri che si sono schiantate sulla Terra. Nello stesso modo, hanno in loro possesso le chiavi per l'uso dell'energia libera. In particolare, mantengono il segreto su queste informazioni dal momento che significherebbe un colpo mortale al monopolio dell'industria petrolifera. Ma questa è tutta un'altra storia. Questo è solo per far capire chissà quante cose la NASA ci nasconde. Ma al contrario, stranamente, in un rapporto del 2018 pubblicato dalla NASA troviamo un'agenzia che ammette la possibilità di vita extraterrestre nel nostro sistema solare. Si stima che l'universo conosciuto contenga più di un trilione di stelle e 40 trilioni di pianeti, quindi è una scommessa sicura che alcuni di essi ospitano forme di vita intelligenti. Ma nonostante l'alta probabilità che gli alieni esistano da qualche parte nello spazio, l'umanità non è stato in grado di trovarli, o almeno è quello che ci dicono. La ricerca dell'intelligenza extraterrestre, il SETI, è una delle aree più importanti e meno riconosciute dall'astronomia, anche se finora non ha risposto alla domanda più importante del cosmo: siamo soli? Per aiutare a risolvere questo dilemma, gli esperti del settore stanno ora cercando tracce di tecnologia aliena. I ricercatori stanno già esaminando a fondo lo spazio nel tentativo di scoprire città, reti satellitari o gigantesche megastrutture. Alcuni pensano addirittura che il nostro sistema solare possa contenere sonde inviate da una civiltà avanzata, resti di antichi veicoli spaziali o persino prove di antichi insediamenti su pianeti come Marte o Venere. E sebbene non ci sia mai stata una conferma ufficiale di questo tipo di ricerche, ora sappiamo che la NASA è convinta che ci siano resti di tecnologia avanzata di civiltà extraterrestri. Secondo il portale tecnologico The Debrief, un rapporto del 2018 pubblicato dalla NASA mostra che la principale agenzia spaziale statunitense è disposta a dimostrare l'esistenza di vita extraterrestre intelligente. Intitolato La NASA e la ricerca di segni tecnologiche, il documento di 70 pagine descrive in dettaglio tutti i vari modi in cui gli scienziati spaziali consideravano la vita extraterrestre intelligente nel Tech Signature Workshop tenutosi a Houston, in Texas, il 26 settembre del 2018. Il rapporto discute numerosi nuovi metodi per rivelare tracce di tecnologia aliena avanzata, tuttavia una sezione è particolarmente intrigante. Descritti come intrusi, gli scienziati della NASA hanno discusso della possibilità che le sonde extraterrestri non solo viaggino attraverso il nostro vicino planetario, ma siano anche atterrate accidentalmente o intenzionalmente su uno o più pianeti o numerosi satelliti naturali del nostro sistema solare. Ancora più sorprendente, afferma esplicitamente la NASA, è anche possibile che la Terra stessa custodisca tali artefatti.
Mentre il tema della tecnologia aliena schiantata è stato ampiamente screditato dalla comunità scientifica, sempre più scienziati affermano che la prova della vita aliena potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Ecco cosa ha detto al The Debrief il dottor Jacob Eck-Misra, astrobiologo e ricercatore presso il Blue Marble Space Science Institute. Sì, penso che valga la pena di cercare nel nostro sistema solare prove della tecnologia extraterrestre. Non sappiamo quanto sia prevalente la vita o la tecnologia nella nostra galassia, quindi non possiamo assegnare facilmente alcuna probabilità per dire che la tecnologia è più o meno probabile su un esopianeta rispetto al nostro sistema solare. In un altro studio, i ricercatori del LunaScan Project and Society for Planetary Research, SETI, hanno affermato che l'analisi delle immagini catturate dall'Apollo 15 e dal Lunar Reconnaitor Orbiter di due caratteristiche insolite nel cratere Paracelsus C sul lato opposto della Luna sembrava mostrare artefatti strani, forse artificiali. I ricercatori hanno detto che i rendering 3D suggeriscono che le caratteristiche di Paracelsus C e del terreno circostante potrebbe essere un ingresso o un passaggio che può condurre sottoterra. Gli autori hanno notato che una delle due strutture non è solo statisticamente diversa dal paesaggio circostante, ma anche diversa da qualsiasi caratteristica vista sulla Luna fino ad oggi. Un establishment scientifico mainstream decisamente conservatore spesso rifiuta le anomalie basate esclusivamente sul tema, cioè non possono esserci artefatti extraterrestri sulla Luna, perché non ci sono artefatti extraterrestri sulla Luna o su altri pianeti, hanno osservato i ricercatori nel documento. Un tale punto di vista è un esempio di ragionamento circolare basato sulla convinzione che gli alieni non esistono, o se esistono, che non avrebbero potuto viaggiare nel nostro sistema solare. Tuttavia, la comunità scientifica in generale ha in gran parte respinto e ignorato lo studio pubblicato nel Journal of Space Exploration nel 2016. Il dottor Eck-Misra ha spiegato al The Debrief che non è completamente convinto dell'idea che le caratteristiche insolite di Paracelsus C rappresentino un possibile passaggio ad un sito sotterraneo, ma ha anche aggiunto che come una delle figure di spicco nella ricerca scientifica di segni di tecnologia aliena, anche una nuova caratteristica geologica sulla Luna è sufficiente per giustificare ulteriori indagini. Queste le affermazioni del dottor Misra. Penso che la premessa per tale analisi sia ragionevole, poiché non possiamo necessariamente escludere la possibilità di artefatti sulla Luna fino a quando non effettueremo una ricerca. L'analisi del documento sembra un caso ragionevole per giustificare ulteriori osservazioni in futuro da parte di un rover. La teoria, di gran lunga più scioccante proposta nel rapporto della NASA, è l'idea che artefatti extraterrestri potrebbero potenzialmente essere nascosti non solo nei corpi all'interno del nostro sistema solare, ma anche qui sulla Terra. Questa linea offenderà quasi sicuramente la sensibilità di chiunque trovi già l'idea di reliquie aliene sulla Luna o su Marte semplicemente troppo inverosimile per prenderla seriamente in considerazione. Tuttavia, alcuni scienziati sono disposti a dire che il concetto non è folle. Tutto sembra indicare che la NASA ci abbia nascosto la verità e che già sappia dell'esistenza di artefatti di origine extraterrestre. Ora dobbiamo aspettare il momento in cui la NASA rivelerà l'esistenza di civiltà altamente avanzate. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.